c'è il momento, anche dopo un grande errore, di incontrare una piccola occasione. C'è un tempo per fermarsi ed ascoltare, per pensare di cambiare direzione. La mente, come sai, ci può ingannare, ma è un campo che possiamo coltivare. Possiamo scegliere cosa annaffiare ogni secondo e quante sono le ferite da curare. Ho perso il conto. Guardarsi dentro ha bisogno del suo tempo. Guardarsi dentro tra un soffitto e un pavimento. Scoprire che è prezioso anche il silenzio e accorgersi di quello che è superfluo. Guardati dentro quando ti senti perso e stai cercando qualche cosa di diverso. Una luce e un tesoro ormai sommerso. Guardati dentro come guardi un universo. Come guardi un universo. E mentre tutto sembra senza uscita, sentirti libero diventa la tua sfida. Dove trovi la forza per nuotare anche quando ti senti soffocare? La consapevolezza è risvegliare e i demoni ti vengono a parlare. E la paura che ti insegue come un'ombra, respirando può volare via come una colomba. Guardarsi dentro ha bisogno del suo tempo. Guardarsi dentro tra un soffitto e un pavimento. Scoprire che è prezioso anche il silenzio e accorgersi di quello che è successo. Guardati dentro quando ti senti oppresso e stai cercando qualche cosa di diverso. Una luce, un tesoro ormai sommerso. Guardati dentro come guardi un universo. Come guardi un universo. Senti che bello questo vento, che soffia via tutto il tormento. Arriva il giorno che, lasciando andare, anche la rabbia inizia a rallentare. E quell'angoscia che sentivi sempre addosso si trasforma proprio come fece il rospo. Che poi non siamo soli i nostri errori, aspettando di sbocciare come i fiori.